L'editte Sea e Bono e il comune di Sciacca sono lieti di informare la cittadinanza che dal prossimo 1 aprile il servizio di raccolta differenziata porta a porta in città sarà ampliato e interesserà tutto il territorio urbano. Faremo la raccolta differenziata porta a porta anche nelle contrade San Calogero Alta, Poio Tabasi, Bordea, Santa Maria, Raganella, Monte Rotondo, Lumia, Timpi Russi, San Giorgio e Macauda. Queste zone si aggiungeranno a tutti i quartieri della città che ormai da anni sono serviti dalla raccolta porta a porta. Soltanto in contrada Piana Scontipani questo servizio non si farà. In questa zona rimarrà operativo il servizio Ecobus, che tanti buoni risultati ha dato fino ad oggi. Per prepararci a questo ulteriore momento di crescita civica, con cui si punta anche ad eliminare le discariche abusive che ancora sono presenti nel nostro territorio comunale, le ditte Sea e Bono e Comune di Sciacca hanno predisposto un preventivo servizio di distribuzione gratuita di mastelli nelle aree che saranno servite dalla raccolta differenziata porta a porta. Abbiamo predisposto un apposito calendario di consegna dei mastelli con la seguente programmazione dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 14:30 alle ore 17. Il 15 e 16 marzo, distribuzione mastelli in contrada San Calogero Alta, luogo di consegna, altezza, sparti traffico. 15 e 16 marzo, contrada Santa Maria, luogo di consegna di fronte all'oleificio Cucchiara. Il 17 e il 18 marzo la consegna dei mastelli avrà luogo nelle contrade Lumia, Timpi Russi, San Giorgio, Monte Rotondo, Macauda, luogo di consegna l'area prima dell'ingresso del centro ippico La Criniera. Sempre il 17 e il 18 marzo consegna anche in contrada Poio Tabasi, il luogo dietro l'ospedale. Il 19 e il 20 marzo contrada Bordea, luogo di consegna mastelli, l'ex area del campo di boccia. Sempre il 19 e il 20 marzo, contrada Piana Scontipani, luogo di consegna mastelli davanti l'ex Fiat. E infine, 22 e 23 marzo, i mastelli saranno consegnati per gli abitanti di contrada Raganella. Il luogo sarà di fronte Villa Palocla. Ricordiamo che l'orario di consegna è nei giorni indicati dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 14:30 alle ore 17. Vi invitiamo a programmare il ritiro dei mastelli per essere poi pronti all'avvio della raccolta porta a porta che, ricordiamo, comincerà il 1 aprile 2021. I cittadini interessati devono recarsi al ritiro muniti di documento di riconoscimento, codice fiscale e l'ultima copia della bolletta Tari. Grazie per l'attenzione. E ricordate che una buona raccolta differenziata dipende dal comportamento quotidiano di ognuno di noi. Per salvaguardare l'ambiente, limitare i costi, è fondamentale continuare a separare a casa i rifiuti, rispettare l'ecocalendario e soprattutto evitare gli abbandoni indiscriminati che non fanno altro che deturpare il nostro territorio e aumentare i costi per l'attività di bonifica. Salvaguardare l'ambiente vuol dire migliorare la qualità della vita di ognuno di noi e offrire alle future generazioni una città più pulita e più vivibile.